Windows 8, un sistema operativo amato perché ha aperto una strada rivoluzionaria, oppure odiato per le sue mancate funzionalità presenti nelle precedenti versioni, come i gadget su desktop e specialmente il classico menu start, che successivamente è ritornato rimodernizzato con Windows 10. La novità di questa release è soprattutto l'interfaccia cosiddetta modern, formata da piccole, medie e grandi tile, ovvero delle mattonelline ottimizzate per il touch. E quindi è proprio così, questo sistema operativo è stato ideato anche per tablet e, se vogliamo dirlo, anche per smartphone come Lumia. Non solo l'estetica di questo OS è il punto forte, ma anche funzionalità aggiuntive e programmi aggiornati come Internet Explorer oppure funzionalità di Windows 7 Ultimate che ora ritroviamo nella versione base di questo sistema operativo. Tutto per cercare di standardizzare ed offrire i massimi contenuti ai più utenti possibili. Visto che abbiamo parlato di versione Ultimate e di base, andiamo a vedere come Windows può essere acquistato a seconda delle proprie esigenze. La versione Home, ovvero quella con le funzionalità dedicate, soprattutto per il mondo consumer, la versione Pro, che racchiude in più la crittografia e la virtualizzazione, e chiaramente qualcos'altro in più, ottimo per ambito business, la versione RT, installabile solamente sui processori ARM, offre le versioni touch di Microsoft Office e porta l'ottimizzazione per la batteria, molto utile per chi lavora appunto su tablet. Versioni meno famose sono state rilasciate in seguito, come la versione N. Ripescando la parola app, vi sarete sicuramente chiesti: ma da dove si prendono queste app? Ed ecco, la risposta è molto semplice. Il nuovo Windows 8 possiede uno store dedicato ad app ed anche giochi, una novità molto importante che Microsoft ha chiaramente apportato anche sulle successive release. Da qui è possibile installare contenuti a pagamento e non, e dare un tocco di personalizzazione al nostro PC. Per saperne di più, nella descrizione sono presenti ulteriori informazioni grazie ai link di varie fonti.